Amici telespettatori, bentrovati, eccoci ancora una volta insieme, entriamo nelle vostre case, abbiamo un'altra finestra come tutti i lunedì dedicata al tema come difendersi dai debiti, ma ci sono dentro anche tante informazioni utili per cercare soprattutto di non farne debiti, perché poi insomma con la crisi che c'è lo sappiamo insomma qual è il problema principale. Allora, anche quest'oggi di lunedì noi parliamo con il dottor Maiolino, bentrovato. Grazie, buona stella a tutti quanti. E con la dottoressa Linda Brusca, ben trovata. Grazie a tutti. Anche perché avremo l'opportunità, lo dico sempre, chiamate i numeri di telefono che vedete in sovrimpressione, perché ci sarà sempre l'opportunità naturalmente di darvi delle comunicazioni, insomma se avete voglia di fare delle domande in modo particolare su questo, su quell'argomento, su qualsiasi argomento, non solo su quello che trattiamo oggi. Oggi parleremo di multe. Come opporsi con successo, insomma così ci ha suggerito il dottor Maiolino e quindi noi oggi ne parleremo, proveremo a capire e poi come liberarsi dai protesti. La crisi, anche questa, purtroppo porta determinate aziende o soggetti insomma individuali a cascare in questa rete insomma di mancati pagamenti che poi alla fine diventano veramente una tragedia, insomma, per chi non sa neanche che cosa vuol dire protesto, quindi insomma poi alla fine ne capiremo sicuramente di più. Allora, apriamo questo primo argomento, multe come opporsi con successo, perché abbiamo scelto questo argomento oggi? Perché per i comuni il divieto di sosta è una delle entrate più rilevanti nelle voci di bilancio. E le sanzioni generalmente sono di piccola entità e quindi pur essendo illegittime il cittadino trova più semplice pagare. Qui spiegheremo. Ecco, ma che poi queste multe si poi aumentano nel tempo, va bene, però insomma, pagandola anche da qualche anno, pagandola nei 5 giorni c'è un abbattimento anche del 30%. Allora, quindi il nostro riferimento è a quelle multe che oggi parleremo soltanto, oggi parleremo però soltanto delle multe per divieto di sosta, perché parlare di tutte le multe sarebbe stato impossibile. Allora, ogni tanto parleremo di qualche tipo di multa. Qui vi spieghiamo adesso che la strada più semplice non è pagare, ma è contestare perché si risparmia. Se si ha ragione però, perché non credo che tutte le multe per divieto di sosta non sono valide. Se si è ricevuto un verbale per divieto di sosta, io vi chiedo di contattare l'associazione La Sicilia che vorrei per una valutazione gratuita, non quindi vincolante. Loro possono chiamare, telefonare e dire senta, mi hanno spiccato sta multa, che devo fare? C'è un indirizzo, ma lo faccio dire alla Presidente dell'Associazione. Passa dal serpentone, tanto non c'è problema. Contatta la nostra associazione, La Sicilia, che vorrei che facciamo operazione a titolo gratuito, ci fa vedere il verbale o comunque la multa che ha ricevuto, quindi valuteremo il tipo di multa, se è legittima oppure no. Quali sono le multe illegittime? Come sempre però partiamo dalla norma e quindi dai riferimenti normativi che ebbene gli enti proprietari delle strade, perché non sempre il comune, hanno il compito di stabilire, questo è importante perché poi lo riprenderemo un attimo dopo e sarà chiara il vantaggio di avere comprensione del fatto che per ogni parcheggio che istituisce il comune a pagamento deve esserci una par condicio con quelli detti strisce bianche, vale a dire dove non si paga. Poi c'è il caso che la sosta può essere anche vietata temporaneamente, ma qui ho piacere di chiarire la differenza tra il divieto di sosta e quando poi sotto al cartello c'è scritto è di fermata. E molti, quando ho spiegato in altre occasioni una cosa del genere, dice ma non è la stessa cosa, e no. Non è la stessa cosa, il divieto di sosta mi consente a me di scendere dall'auto e magari arrivare al portone, prendere l'amico che ha difficoltà a camminare e lo accompagno in macchina. E quindi è la sosta che è vietata. Se invece c'è scritto è di fermata, non posso proprio fermarmi lì.
questa differenza è importante perché a molte multe sono riuscito a contestare con ovviamente la testimonianza dicendo no, era una sosta, una brevissima sosta per questa ragione, così così, e la multa ovviamente è stata risparmiata. Bisogna certificare le motivazioni. Certo, con prova testimoniale. Io so per esempio di un mio amico disabile che ha subito una multa perché si era fermato a Piazza Castelnuovo, faccio l'esempio di Palermo, però con tutta la Sicilia bene o male la stessa cosa, si era fermato, disabile, si era fermato in doppia fila per far scendere una persona e nell'attesa che questa persona tornasse il vigile gli ha spiccato la multa, dice guardi lei deve andare via, dice guardi non posso perché cosa, e invece la multa gli hanno fatta lo stesso. E la deve pagare. La devi pagare? La devi pagare perché è in doppia fila. Qui stiamo parlando del divieto di sosta. Quindi quella è un'altra cosa. È un'altra problematica. Il punto di partenza. Il punto è va bene, ma ci sono i parcheggi per i disabili. Il punto di partenza di tutte le contestazioni che l'associazione La Sicilia che vorrei poi porta in atto parte dall'articolo 7,8 del codice della strada, che prevede esattamente che le aree destinate al parcheggio devono essere ubicate fuori dalla carreggiata. Però adesso chiariamo, perché lo stesso codice ci indica, articolo 3,1, il numero 7, che cosa intende per carreggiata. Io ve lo leggo perché è bene proprio. È la parte della strada destinata allo scorrimento dei veicoli. Essa è composta da uno o più corsie di marce ed in genere è pavimentata e delimitata da strisce di margine. Questo è il codice, questa è la strada, la carreggiata. Infine, richiamiamo l'articolo 7,8 lo stesso del codice della strada, per cui il comune che assume l'esercizio o l'ente che ovviamente a cui è affidato questo esercizio, oppure se ci sono dispositivi automatici, sempre più negli ultimi anni abbiamo visto telecamere o altro che controllano, è sempre necessario, obbligatorio, voglio aggiungere, che nella vicinanza ci sia un'area destinata a parcheggio libero. L'abbiamo detto poc'anzi. Ci deve essere una par condicio tra gli spazi destinati a quella sosta a pagamento o altro. Ovviamente è fatta eccezione per le aree pedonali, per zone a traffico limitato. Io come faccio a capire se quella è una carreggiata in regola oppure non lo è? Della carreggiata lo riprendiamo il discorso fra un attimo, quando poi andremo in uno specifico. Qui ho inteso dire che il comune, perché è uno dei motivi poi da rilevare nei ricorsi, deve assegnare una pari quantità di parcheggi a non pagamento, mentre noi purtroppo abbiamo visto che a volte dei centri storici sono tutte aree a striscia blu. Non può essere. Qualche comune ha fatto anche il furbo posizionando pari parcheggi, ma in area molto distante. Deve essere in prossimità. La Cassazione si è espressa in prossimità di quanto? Si sa? Ma in prossimità, in 200, 300, 400 metri, non oltre, perché se non ci andiamo al mezzo chilometro vuol dire che non è prossimità. La prossimità a distanza è quindi solo quando di sono, tanto per capire, noi che siamo poveri mortali, insomma, non ne sappiamo niente. Quando sono tutte strisce blu a destra e a sinistra, bisogna vedere se nei 100 metri prima, dopo, anche a 200 metri, se non ci sono spazi con strisce bianche. Ma quanti ce ne devono essere? Cioè di pari numero? Oppure pari, se ho 100 parcheggi blu dovrei averne 100 parcheggi a strisce bianche. Allora in tutte le città siciliane possiamo contestare tutte le norme, perché non c'è questa. Non c'è, e infatti vinciamo sempre quando facciamo poi i ricorsi. Quindi si vince facendo i ricorsi dicendo guardi che le strisce blu non sono pari a quelle bianche. Ho previsto una breve rassegna normativa per comprendere poi tutti i motivi per cui è opponibile una multa per divieto di soste. Innanzitutto occorre vedere il preposto al controllo se ha constatato la presenza o meno della ricevuta del pagamento. Diciamo che è frequente che o
l'ausiliare del traffico non nota che c'è il tagliando, il gratta e sosta, oppure l'automobilista non ha messo in modo ben visibile, anche se non c'è un obbligo di visibilità particolare che indica in questo posto, io consiglio di metterlo sopra il cruscotto, per cui certo, si evitano anche perché problematiche. Noi consigliamo sempre di essere in regola, cioè di fare le cose legalmente, insomma, se uno c'è, ci sono le strisce, sono ben distribuite, quelle bianche e quelle blu, noi bene, dobbiamo pagare certo, se il giusto dovuto. Posso dire che se è fatta un verbale e noi abbiamo pagato, ripeto, perché non ha constatato, è capitato proprio a me che forse quando ho chiuso lo sportello si è spostato di un po', ed è andato nella parte del cruscotto dove c'è il volante, hanno fatto un verbale, ovviamente ho fatto ricorso allegando perché sapevo di aver pagato, la prova dell'avvenuto pagamento, per cui nel dubbio conservatevi per un ragionevole tempo, io dico di 5 mesi, 6 mesi massimo, il gratta è sosta. È molto, molto semplice, la giurisprudenza, posso dire, già da tempo si è occupata di questo e il giudice di pace, perché poi si va innanzi al giudice di pace, si è sempre espresso positivamente. La sentenza caposcuola, cioè a favore delle opposizioni, certo, fatemi passare questo termine di caposcuola come sentenza, è del giudice di pace di Lecce del 22 gennaio del 2007. Parliamo 2000. Di cose non tanto. Allora, facciamo antiche. Così, quanti minuti abbiamo fatto, Giancarlo, perché io così mi regolo? Abbiamo ancora poco da dire, la condizione, ripeto, è aver conservato il gratta e sosta eccetera eccetera, poi se non lo si è fatto e la multa arriva dopo diversi mesi, che si fa? Beh, c'è la strategia, un'altra strategia? Sì, di ripiego, la strategia di ripiego, multa sulle strisce blu, è quella che avevo accennato prima, poi quando spieghiamo delle carreggiate ne parleremo più diffusamente. Quindi fanno la multa, io non ho pagato, ci sono delle ipotesi di nullità che si possono invocare. Nullità della multa. Nullità del verbale, certo, principalmente sono due. La prima riguarda appunto l'area di parcheggio sia stata posto lunga la carreggiata con restringimento della medesima. La regia manderà poi, vi sta facendo vedere, le due ipotesi di carreggiata. Strada, così come abitualmente noi la vediamo, e nella carreggiata stessa, che ha due corsie, parte di queste due corsie ai lati hanno messo le strisce blu. E questa non va bene, si può fare opposizione, si può fare ricorso e si ha il vantaggio di averla vinta, perché la definizione, all'articolo 3,1 numero 7, non concede vantaggi per l'ente che ha fatto la multa. Le strisce blu devono essere in una carreggiata ben distinta dalla carreggiata di marcia, per cui, per fare un esempio, esemplifico con un gesto della mano, se la strada è tutta dritta così, a un certo punto deve avere una rientranza, prosegue, poi riemerge e poi prosegue. In questo spazio, se fanno la multa e non abbiamo pagato, dobbiamo pagare la multa. Ma laddove non è così, c'è un amico che mi ha detto, ma l'80% delle multe sono fatte così. E l'80% delle multe possono essere opposte e non pagate. Poi, a tutela di questo, ovviamente lo Stato si arrocca. Hanno fatto una normativa che per andare dal giudice di pace io devo pagare un diritto di 37 euro. Molti, la multa è di 40 o 50 euro o 37 euro, poi tutto l'iter da dover fare e presentarsi davanti a un giudice costa di pace più di 40 non è euro, costa. Sì, allora io la mia avendo certezza di quello che ho detto, che il verbale è stato preso in queste condizioni, fate ricorso al prefetto, è a gratis, come dicono a Firenze, che è l'italiano giusto purtroppo, c'è il problema che se si ha torto allora il verbale raddoppia.
Però è così, tutte le volte che voi parcheggiate dove ci è sono come strisce giocare al gratta e vinci, cioè della serie. Ovviamente consiglio questo, avete trovato la multa, fate una foto dello stato dei luoghi, che si vede che la carreggiata non ha la rientranza. Certo, questo evita al giudice di perdere tempo, di fare l'importante è che lei precisa, perché se poi si va dal prefetto, insomma, si perde, insomma, certo, molta, certo. Ovviamente abbiamo detto due, non è l'unico motivo che può invocarsi. Dice tra poco, perché ci dobbiamo fermare pochi secondi, proprio una brevissima pausa, e poi torniamo per dire il secondo motivo, che anticipa che è come cancellarsi dai protesti, dalla CRIF. L'altro argomento che dobbiamo trattare, quindi alle multe ci si può opporre, ma chiamate l'associazione che vi aiuta gratuitamente, la Sicilia che vorrei. Vi aiuta a capire, a leggere i verbali, quindi se sono giusti oppure no. Infatti, noi torniamo tra pochissimo, restate con noi perché parleremo di come liberarsi dai protesti, a tra poco. The Look of the Year 2016. La finale internazionale il 22 ottobre al Teatro Metropolitan di Catania. Grandi stilisti della moda, agenzie internazionali e grandi fotografi di moda. Le aspiranti top model da oltre 50 nazioni. E con Don Cash, Chiara Grispo dal Talent Amici, Accademia di Danza, Balletto Siciliano. Presenta Joe Squillo. The Look of the Year. Fashion Awards 2016. Catania, 22 ottobre, Teatro Metropolitan. Prenotazione ticket presso i punti vendita box office. Rieccoci per la seconda parte di questo appuntamento di status, come difendersi dai debiti e soprattutto non farne. Oggi abbiamo parlato nella prima parte, lo dico a beneficio di quanti si ponessero davanti ai teleschermi soltanto adesso, abbiamo parlato di come fare opposizione alle multe, soprattutto in riferimento alle strisce blu, poi parleremo di altre multe magari nei prossimi appuntamenti, ma adesso parliamo di come liberarsi dai protesti. Intanto no, dovevamo dire la seconda possibilità, perché ho detto sono due quelle per evitarsi la multa. La seconda, che richiama un po' quando si è detto fino adesso, se ci sono tutte strisce blu e non ci sono strisce bianche, uno lo scrive, lo deve mettere nel ricorso. E il vantaggio qual è? Che la dimostrazione non è a carico di chi ha subito il verbale, ma è l'amministrazione che deve dimostrare: no, io in quell'area ho le strisce anche bianche. Ecco, questo però noi ci avvantaggia. Facciamo una fotografia della zona, così. Sì. Ultimo e non ultimo, last but not least, direbbe un inglese: quando vi fanno la multa, guardate il cartello che indica il divieto di sosta e guardate sul retro e fate la foto, perché deve esserci indicato il numero di ordinanza di giunta che ha autorizzato quel singolo cartello. Dietro il cartello? Sì, dietro, cioè, il cartello. Noi andiamo dietro il cartello, non guardate il cartello, guardatelo dietro. Se non c'è quel numero di autorizzazione chiara, fatta bene, specifica, eccetera, eccetera, quel cartello è nullo, ed essendo nullo il cartello, è autorizzato anche quel cartello? No, immagino che in tutta la Sicilia adesso tutti saranno a uscire fuori e andare a guardare dietro i cartelli se c'è l'autorizzazione amministrativa. Diverse volte è stato invocato questo fatto, avendo contezza, ripeto, che il cartello non era di quelli autorizzati, ma per una serie di banalità il comune dà mandato, chi poi li deve posizionare non è attento, eccetera eccetera. Si contesta la multa perché non c'è perché il cartello è come l'autovelox. Parleremo di un'altra trasmissione, parleremo perché poi con multe per eccesso di velocità sono batoste, altro che i 30 o 50, esatto, eccetera eccetera. Senta, mi faccia fare una puntatina alla Sicilia che vorrei, insomma, per dire, insomma, quali sono, come potete aiutare gratuitamente quindi, diciamo, a sempre tutti i nostri associati. Ecco, basta chiamare al numero di telefono che vedono, mi raccomando, giusto, 8000, non 800. 8000, sì. 8000, oppure scrivere direttamente la problematica alle mail sicilia.vorrei@gmail.com o direttamente alla redazione di CTS, che smistano la problematica. Anche perché dico questa associazione, perché nasce?
nasce esclusivamente per tutelare e diffondere il sapere al cittadino. Potere è? Potere. Sapere. Sapere è potere. Insomma, sapere è potere. Noi due ci siamo incartati un po'. Allora, protesti, come liberarsi dai protesti? Intanto vorrei che magari per quelli che non lo sanno, insomma, che cos'è un protesto? Un protesto è una segnalazione che fa diventare la persona, si dice, cattivo pagatore, con tutte le conseguenze del caso. Esiste una centrale... Il protesto bancario, comunque stiamo parlando di protesti bancari. Sì. Però il protesto, io ho inteso, inserire in protesti anche le segnalazioni per la mancata, per il mancato pagamento di una rata di un mutuo, di un finanziamento e quant'altro. Anche questo rientra in un concetto di protesto, vale a dire di segnalazione di essere cattivi pagatori. Dove quello che non ha pagato entra di diritto nella blacklist. E questa blacklist, bravo, sì, blacklist, sì. Sì, esatto. Si può dire. Nella lista nera. Lista nera, certo. Diciamo in Italia è gestita dalla CRIF, Centrale Rischi Finanziari, questo significa. La CRIF. La CRIF. Queste informazioni creditizie che dà la CRIF, è partecipata dalle stesse banche, enti finanziatori, quindi è privata, si sono tutelati fra di loro e si sono dati l'obbligo, poi parleremo fra un attimo di quello che accade a un imprenditore se poi non rispetta alcuni standard, e la CRIF sancisce quello che si chiama credit scoring, vale a dire come un rating. L'ho voluto dire rating come scritto perché molti leggono rating eccetera eccetera. È origine partenopea, rating. Ho scritto detto così perché il rating è molto arriva più velocemente. Dobbiamo dire che la CRIF fa segnalazioni sia negative che positive, cioè se uno ha in atto diversi pagamenti ed è un buon pagatore preciso, puntuale, è un vantaggio perché se io mi presento e sono un buon pagatore per sei ottenere nella white list, nella lista bianca, purtroppo insomma, non è chiamata così, non c'è un nome per questo, e allora però mi crea tappeti rossi per cui l'istituto che deve erogare dice questo è un buon pagatore, vado tranquillo, riesco ad ottenere un tasso di interesse migliore. I prestiti dalle banche arrivano con una facilità pazzesca, no? C'è chi ha bisogno, cioè, può morire perché insomma... Per i negativi invece c'è un range di gravità proprio, con dei codici, dei numeri, eccetera, eccetera. Ovviamente, facciamo caso, io non sono riuscito a pagare. Mi sono posto una domanda però. Se la faccia. Allora, se faccio la domanda, si risponde. Va bene. Fai il marzullo della situazione. Ma è veramente tutto come sembra? La segnalazione negativa è sempre causata per negligenza del debitore? È sempre stata colpa vostra? E non è così. Non è così, è un articolo ultimo che ho scritto che non è così. Stiamo lì e pendiamo. Allora, dalle sue la prima cosa da fare è ottenere una visura, una certificazione dalla CRIF. E la Sicilia che vorrei, lo fa, l'ho già fatto e lo fa spesso, è a disposizione, predispone tutto ciò che necessita per fare questa richiesta alla CRIF. E si ottiene praticamente il quadro della situazione, quindi si sa se si è buoni pagatori. Una visura. Sì, che cosa avete bisogno? Cioè, cosa vi devono dare? Vi chiamano? Innanzitutto la delega e la carta d'identità della persona, quindi, che dobbiamo, quindi dati anagrafici. Una fotocopia di documento. Sì. E l'autorizzazione per chiedere. C'è un modello poi da compilare, poi eccetera, eccetera. Sì. Quello che è importante sapere, perché è un punto di dolenza questo, molti ritengono che ho avuto il protesto adesso per tutta la vita io ho questo protesto. No. Ci sono dei tempi da rispettare, delle segnalazioni, un anno, due anni, 36 mesi, quindi tre anni per alcune situazioni, ma non è azzardato dirvi che molte segnalazioni pregiudizievoli, quelle registrate in CRIF, sono illegittime. Mi è stato chiesto, ma fai un caso, il più classico dei casi è se
ho una vettura in leasing e la vettura subisce un furto. Ovviamente, siccome il leasing è il possesso di un bene altrui, io pago non per l'acquisto, poi magari c'è il riscatto, va bene, ma pago per l'uso, per il possesso del veicolo. Nel momento in cui il veicolo è rubato, non essendo io il proprietario, ma la società di leasing, è l'assicurazione che deve ristorare la società di leasing, quindi io non devo continuare a pagare rate per un bene che non sto usufruendo. Purtroppo accade troppe volte, società di leasing, che non si pagano le rate e il nominativo è segnalato, è improprio, la normativa che esiste in materia, perché diamo sempre la fonte del diritto, è importante, sono gli articoli 125,3 e il 4,7 del TUB, testo unico bancario, e in fine di trasmissione vi dirò qualche cosa che fa arrabbiare su questo TUB. Ecco. Molto spesso non si capisce un tubo. Sì, bene, questa è la cosa che sì, no. me l'acquisto. Una cosa che pochi conoscono e invece è importante, che la segnalazione deve avere un preavviso di segnalazione, ma deve essere come atto recettizio. Guardi che c'ha due minuti, Sì. Atto recettizio, quindi deve esserci certezza di notificazione, quindi o raccomandata, una PEC o raccomandata a mano praticamente. Se non c'è, questa è una delle condizioni per cui si può contestare a CRIF l'iscrizione illegittima, e poi è un reato. Volevo dire, c'è un diritto al risarcimento se mi iscrivono per errore o quant'altro? Certo, ci si rivolge al giudice, l'associazione per importi minimali vi assiste a titolo gratuito, se l'importo di una certa importanza e necessita l'assistenza legale, vi può segnalare il legale dell'associazione, oppure siete liberi, di scegliersi qualsiasi legale. Gratuità, ebbene, legata naturalmente a informazioni, a piccole cose che non comportino che tipo di danno spese, risarcisce la banca, la CRIF presso la banca, eccetera, eccetera. E in via equativa equitativa lo determina il magistrato, che è un danno patrimoniale, e c'è anche un disdoro morale, perché sentirsi cattivi pagatori senza averne poi colpa è terribile. Moralmente. Ma, e concludo, ho detto del TUB, è cartello, il garante dovrebbe intervenire. Se noi abbiamo, se io sono correntista su tre banche, con una banca ho contestazione, contesto con raccomandate e quant'altro, e allora cosa fa quella banca? Il funzionario mi contesta, mi dice: no, tu hai uno scoperto di 7.000 euro, io non ti riconosco che tu mi dici che queste cose non vanno bene, e mi propone immediatamente gli atti e mi segnala. Ottengo due danni: il primo perché il decreto ingiuntivo che mi viene proposto, il magistrato è costretto a dare la provvisoria esecuzione ai sensi dell'articolo 50 del testo unico bancario. Signori, il testo unico bancario è una legge che si sono fatte le banche per loro stessi, e noi subiamo questo testo unico bancario. Dovremmo approfondirlo, però non abbiamo più tempo perché la trasmissione è finita. È il cartello, concludo veramente, perché il cartello poi che fanno fra di loro, le altre due banche, non ho problemi, sono segnalato alle altre banche e le altre banche mi chiedono di rientrare. Guardi, nel quindi, questo io difficoltà su difficoltà per il cittadino. Devo chiudere perché siamo in chiusura. La prossima settimana parleremo di multa, eccesso di velocità contestabile, quindi di autovelox, eccetera, eccetera. Nuove regole per immobili dotati di impianto di riscaldamento centralizzato, scadenza 31 dicembre 2016. Sono multe terribili perché sono multe terribili per gli impianti di riscaldamento qui di condomini. Ecco, di condomini. Portiamo il condominio qua in studio, che secondo me facciamo un botto, un picco di ascolti pazzesco, perché tutti abbiamo un condominio che va o male, viviamo dentro un condominio. Grazie alla dottoressa Linda Brusca, grazie al dottor Paolo Maiolino. Noi ci rivediamo come sempre ogni lunedì, sempre allo stesso orario. Devo andare velocissimo perché non c'ho più tempo, però vi aspetto anche domani. Buonasera.